Niente, una notte ha voluto dormire da noi, allora noi abbiamo fatto uno scherzo, le abbiamo messo, allora mi sembra che gli abbiamo messo le mani dentro nell'acqua, cioè tipo in una ciotola d'acqua per farlo pisciare addosso. Lo stai inventando. No, è vero, è vero, è vero. C'è un po' di infamia in questo scherzo, eh. Come ha fatto a entrarti? E non lo so. Kiwi non te lo metti più? No, non mi faccio fatica a muovermi. È ancora un po' di roba che ci infili in quel coso. No. Ma scusami, mi hai alzato la visiera per farlo entrare? Mi sono ritrovata dentro a un certo punto, ma mi sembrava una mosca. Ce la fai prima di domani? No, 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 ancora qua. Dai, Luna, mi sembra. Non riesco a capire se sono andato o no. Ce l'avevo ancora sulla visiera. Oh signore. Non c'è un cazzo, non c'è. Ma poi mica, come fai a non vedere se c'è un insetto? L'avevo su, ce l'avevo, ho chiuso la visiera ed era dentro qua nella visiera. Adesso non c'è più. Ma succede anche a me, anche mentre vado al lavoro. Apro la visiera, muovo un po' il casco da sotto e escono. Sta bene. 24. Oh, che bello. Ma anche qua sono strappuntite le montagne. Ma non sono le stesse? Ma magari sì, magari no, non lo so. Luna, raccontaci un aneddoto di vita in questa valle un po' monotona. Allora. Sì, ma non te lo inventare. No. Beh, allora, posso raccontare che. Ma sto asfalto qua? Perché così? Racconta Madonna. un aneddoto sul Venezuela. Praticamente c'era questo ragazzino. C'era il figlio di uno che lavorava lì o di un amico dei miei, ok? Che stava sempre con noi a giocare. A lui ci piaceva fargli gli scherzi. Ma Luna, ma non puoi raccontare una roba facendo. Dai, non si capisce un c***o. Un po' di serietà. Allora, ci piaceva fare gli scherzi. Allora, una volta aveva dormito dentro nella nostra casetta. Puoi riniziare la storia che non capisco niente. Allora, c'era questo amico dei miei che si chiamava Fulvio, che era italiano. Aveva un figlio più o meno della nostra età. Vabbè, Sì. stava sempre con noi questo qua, praticamente. Niente, una notte ha voluto dormire da noi. Allora noi abbiamo fatto uno scherzo, le abbiamo messo, allora mi sembra che gli abbiamo messo le mani dentro nell'acqua, cioè tipo in una ciotola d'acqua per farlo pisciare addosso. Lo stai inventando. No, è vero, è vero, e gli abbiamo messo anche il dentifricio da qualche altra parte, non so se in bocca o qualcosa, e mi sembra che tipo le abbiamo bagnato anche un po' i pantaloncini. E lui infatti si è svegliato la mattina e era tutto imbarazzato perché pensava di essersi pisciato addosso. C'è un po' di infamia in questo scherzo, eh. Sì, ma tutte idee. Io ero piccola, erano tutte idee di Gaia e Giorgia, eh. Cioè, più di Giorgia. Non avevo dubbi. Beh, è una storia vera. Invece una volta, allora eravamo io e Gaia, eravamo tornate da scuola e mia mamma però era dovuta andare avevamo un ristorante sulla spiaggia che era, boh, penso a qualche chilometro di distanza dal villaggio, e lei era andata là, però prima ci aveva detto che ci avrebbe fatto il panino con la Nutella e invece era andata via senza farcelo. E quindi io e Gaia cosa abbiamo fatto? Ci siamo messe a camminare lungo la strada fino ad arrivare al ristorante, che vabbè,
cioè nel senso era tipo un qualche chilometro, sarà state 3 chilometri, non lo so, 4 chilometri. E vabbè, fai conto, due bambine e io ci avevo avuto 6 anni e lei 8. In Venezuela, da sole. In Venezuela a camminare lungo la strada. È già buona che non mi arrapite. E niente, quindi siamo arrivate là e vabbè, ci ha cazziato ovviamente. E noi le abbiamo detto che volevamo il panino Caruso. Beh, ci stava, era una buona causa. Comunque accendi la GoPro davanti, va. Montagna. Guarda che sorpasso. Come camion, un 80, l'altro 82. Guarda che mucche. Oh, il vitellino! Ma quella montagna lì appunta così? Infatti ti ho detto. Ah, quella che intendevi? Ma quella è la montagna del Grinch. Ah, può essere. E la Madonna! Che acqua che ha tirato su. Tutta nel coppino mi è venuta. Ecco. Stiamo salendo? Beh, mi piace che dice che per 6 km c'è pericolo frana. Bello. Ma ah, guarda qua, c'è uno spiazzettino. Più che altro perché mi gratta anche la testa. Ma ti capita mai dove c'è la presa d'aria che sembra che tipo ti cammina qualcosa sulla testa? Sì. Sì? Sì. Cazzo, anche a me. C'era veramente un insetto, eh. Ah. Non è che mi sembrava e basta che qualcosa camminava. C'era veramente qualcosa che mi camminava nei capelli. Una di quelle cazzo di formichine con le ali. One week later. Il tema del video è: nei caschi entrano gli insetti. E voi direte, com'è possibile che nei caschi entrano gli insetti? E in realtà perché gli ingegneri non hanno messo una griglietta o una retina a protezione delle prese d'aria. Quindi la presa d'aria è nient'altro che un foro che dall'esterno va all'interno senza nessun tipo di filtro. Ed essendo anche abbastanza grandi, i fori delle prese d'aria ci entra un po' di tutto. Praticamente da questa presa d'aria e questa presa d'aria, che si comandano con questa rotellina, sono entrati gli insetti. Se riprendiamo l'interno del casco, vedrete che esattamente lì c'è un foro. Il foro è questo, che c'è esattamente uguale sia da una parte che dall'altra. Se vedete, nel foro c'è una luce e la luce che si vede in realtà è questa torcia. Adesso, per farvi vedere che la torcia, vedete che lampeggia? Avendo visto che lampeggia, praticamente quel foro è proprio un'apertura senza nessun tipo di filtro tra il dentro e il fuori. Bene, dopo avervi fatto vedere da dove entravano gli animali, vi spiego anche come risolvere. Ho comprato su AliExpress queste, che sono delle patch che si usano per andare a chiudere i fori nelle zanzariere. Comunque vedete, praticamente ho sigillato tutti e quattro i fori con queste retine da zanzariera, in modo tale che comunque l'aria passi, ma non passi nient'altro. Così sia da questi due fori che da queste due prese d'aria posso far entrare solo l'aria. Meanwhile. Bello. Tutto ripreso in diretta. Vai, andiamo. Quando una sensazione è più di una sensazione. Che prepotenza, con i pantaloncini corti. Vai, Luna, interna. Peccato per questi tralicci. Ma quanti ne hanno fatti poi? È un traliccio unico. Tra tralicci e cavi. Mancano 3,6 km alla vetta.
15 gradi. Guarda quanta neve c'è ancora. Sì. Un altro semaforo. Comunque puzzi. Tu puzzi, guarda che arancione. Lo supera con prepotenza. Ah ma cazzo, è un tornante. Tra l'altro ero a favore, era nella mia traiettoria, ho rallentato, se no ci ammazzavamo. Oh, un capriolino. Dove? Era lì sotto al guardrail. No, e anch'io. O un camoscetto, non lo so, aveva le cornine corte. Ma poi che bello quando non c'è più nessuno. Sì, è bellissimo. Peccato che sento ancora camminare in testa. Ancora? E tu schiacci di giù. Guardalo lì. No, dove? Fica, fai un cazzo. Aldo, guarda la marmottina! Non è vero. No, c'era veramente. Non è vero. Te lo giuro. Guarda, guarda. Guarda che bellissima! Cioè, se sei cieca non è mica colpa mia. Cioè, non ci crede neanche. E comunque 13 gradi. Bene fans, siamo arrivati anche in cima al passo della novena. Guarda lì che sono lì tutti. Beh, comunque sono quasi l'8 di sera e dai, c'è la partita. Siamo qua. Vedremo solo il finale sulla forse. Svizzera. Comunque adesso svalichiamo, poi entriamo in Italia e poi tutta statalona / autostrada, quindi penso che per le 10, 10 e un quarto dovremmo essere a casa.